In arrivo 6,481 milioni di euro per le 9 province siciliane. Quale saldo delle prime tre trimestralità per il 2012? Lo prevede un decreto del Dipartimento regionale delle autonomie locali, già trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato per la registrazione. La somma si aggiunge ai 2,909 milioni già erogati come anticipazione nel giugno di quest'anno. La parte restante relativa alla quarta trimestralità è pari a 3,130 milioni, sarà erogata nel prossimo anno. A Catania in arrivo 466.000 euro, una cifra che potrà portare un po' di respiro alle casse comunali. A Catania in arrivo 466.000 euro come saldo delle prime tre trimestralità, come verranno impiegati? Ma noi tutto quello che arriva al Comune di Catania è sotto gli occhi di tutti, perché noi paghiamo tutto quello che c'è da pagare in ordine cronologico. In questi quattro anni non abbiamo fatto superare l'ordine cronologico dei pagamenti, tranne per quanto riguarda le spese per pagare gli stipendi, perché è chiaro che gli stipendi si devono pagare. Ma detto questo, qualunque somma arrivi al Comune di Catania viene impiegata per dare le risposte a coloro i quali hanno crediti nei confronti del Comune stesso. Intanto il sindaco è in partenza per Roma, dove incontrerà il governo per portare avanti le problematiche e le necessità dei comuni siciliani dopo la manifestazione di ieri a Catania. Ieri abbiamo fatto una manifestazione ordinata bellissima dei 58 sindaci della provincia di Catania, in cui abbiamo stigmatizzato e posto veramente delle richieste ben precise al governo nazionale e regionale. Oggi sarò al Campidoglio assieme a tutti gli altri sindaci dei comuni capoluogo davanti al Presidente della Repubblica, che ha avuto la sensibilità istituzionale di convocarci per capire e per far capire alle istituzioni che non si può andare avanti così. I comuni non si possono massacrare con tagli indiscriminati che non permettono di raggiungere gli obiettivi per dare servizi, e domani mattina assieme a tutti i sindaci siciliani sarò ricevuto da Crocetta, al quale illustreremo quali sono le richieste nostre, che non sono richieste di fondi, sono richieste di certezze e di norme.